Certo, stiamo intervistando il signor il 7 settembre che bresceva signor... la donna al sindaco, era le 10 di sera. E allora eravamo a Pesanzonetto con la lampada. Sì. Eravamo fuori a Donnara Vecchia, diciamo, sì. Qua, vero? All'acqua io. Sì. E allora avevamo pagato a Cacciantaghi di Pesanzone. Subito diciamo, sotto un da scuro. A coppa ci disse a mio fratello, ci si dice la coppa ci spada qua sopra, ci disse una cinecchia, e se ne andò per fondo, se ne andò per fondo noi tutti. E allora a un coppa scende i scirocchi, questo pesce spada, siamo due, e vero, ne avevamo capato così, e noi siamo due, attraverso così, e io andavo a fondo. Quando mi metti faccio proprio, che volevo fare l'acqua, e siamo ammazzati, perché non aveva neanche tempo per girare una fucilata. Certo. Insomma, me ne copri così, e mi picchio, da qua, a qua, e impicciato mi arrestò. Poi che fece? Scodolava. Io ero vicino a loro da bacca, invece dell'uomo, battivo con loro da bacca. E qua l'ha ferito pure nel fianco? Sì, perché l'ha preso fra il braccio e il fianco. Perché aveva una magliettina fine, anche aveva roba d'inverno. E dov'è che l'ha colpita nel fianco? Tutta una volta però, tutto legato. L'ha fiocinato tutto in una volta, sia il braccio che l'ha. Così che era, mi copri così io perché ho visto adesso, mi piglia. E non mi poteva dare d'aiuto più perché volo con una fucilata. E poi se n'è andato. E le ha fatto la ferita anche lì nel, sì. nella faccia. Allora andammo, mio fratello si è messo a bucare forte, mi diciamo, per respiro. Scendiamo all'ospedale vecchio. C'era l'ospedale qua. C'era Calì di Guardia, l'ultimo E allora venne mio cognato, dice dottore, dice posso telefonare, dice al professor Bragano. Sì, dice, non mi sono affatto soccorso già all'entrata, da Barella. E allora dice il professore, ci risponde a mio cognato, dice subito, dice, sta venendo subito di questo. E allora, come ho detto, dice che ci sono tutto, non mi sento più. Dice subito in sala operatori. C'era i monaci, tanto. E mi spiegare a nuda, come fece mia madre. In sala operatori, qua sotto. Mi operare, si diversi 10 e mezzo. Mi ci vestirci da sala operatori perché non potevano un buco tre budette, diciamo, fra questi che avevano budette, non potevano un buco. Basta, poi dopo tanto tempo, questo, tagliare un pezzo di budette, sulla balata, non operare. Basta, per 15 giorni, niente di acqua, niente di mangiare, certo, perché è lo stomaco. Niente. Mio fratello mi bagnava l'altro, la buca. Sono espulso. E la scommessa ci disse quando l'hai libero non mi avevo manco che non avevo signori con una domanda. Antonino si chiama lei, vero signora Ricò? Sì. Una domanda. Di che classe è lei? 35. 10 giugno 1900. E di qua di Vaccarella? Sì, stai qua. Sta di fronte, apposta lo vediamo sempre qua. Quando è uscita la notizia sulla Domenica del Corriere, l'hanno intervistato oppure è uscito così? No, tutto il mondo, perché mi fa Santini era risultato, c'era la notizia del giornale, tutto il mondo parlava di questo fatto, perché è un fatto anormale, non era un fatto normale. Sì, allora abbiamo. E allora tanto un decolle mandarlo ci stiamo parlando 51-52, quindi vabbè, c'è me la dire, no? Spariscato.